Cos'è mai una firmetta? È l'ennesimo romanzo di Andrea Vitali, che attinge dalla vita una quantità di storie che racconta con il suo tono particolare. Stavolta si tratta proprio di un'opera buffa, nel tono, nella partitura, nel timbro, nel modo di raccontare, che vede protagonisti due coniugi, Bazzi Virge e Prilinelli Augusto. Notate il divertimento del primo il cognome e poi il nome, presentati sempre così. Che è la storia di due mondi diversi: la città, Lecco, tentacolare, e la cittadina, il paesotto, da cui viene Augusto, che vuole comunque affrancarsi da quella vita. Immaginatevi quando Virgilia, abituata ai piaceri di città, si trova nella casa antro di Augusto, con la vecchia zia Tripolina che tenta di essere gentile e mostra le sue povertà. E ecco quando vi dico che è musica. Va in bagno, Birce, quel che trova, leggetelo, non ho cuore di raccontarvelo. Decide per l'equilibrismo di accoggiarsi senza nulla tangere. Inizia a mingere. Parla proprio così, un po' musicale, molto sfottò. La storia non è granché, è la storia della vita, quindi c'è tutto un condominio, quello di proprietà della nonna, della zia Tripolina, che dovrebbe diventare di Augusto per soddisfare i sogni di gloria di questi parenti ricchi di città, e invece per una serie di motivi questo fabbricato diventa il punto di riferimento della vita di tante famiglie che si incontrano. È un libro che lascia poco, ma che si legge col sorriso sulle labbra.